Quindi dicevo, oggi parliamo di questo documento che ho tirato giù in mezz'ora, un'oretta, poi l'ho fatto controllare alle vecchie galline e l'abbiamo visto insieme un attimino come poterlo migliorare, perché insieme si lavora sempre meglio. Il confronto, no? La crescita, quello che posso pensare io può essere migliorato da altri, quello che potete pensare voi posso migliorarlo io. Spirito che ci deve portare avanti in questa attività, ricordatevelo sempre, il team viene prima di tutti. Vi chiudo il microfono che c'è un po' di rumore, viene assolutamente prima di tutti. Allora, questo documento è soprattutto per l'avvio attività, ma secondo me è sempre valido in tutto il percorso. L'ho chiamato Racconta la tua storia di trasformazione e il tuo perché, perché è quello che facciamo noi qui. Noi non stiamo a vendere, non stiamo a fare le stupide, non stiamo a cazzeggiare, usiamo Facebook per raccontare la nostra storia, usiamo la chat per raccontare ciò che amiamo, per incazzarci un po' con la gente che non capisce questo messaggio. Ma ricordatevi sempre chi c'è dietro alla chat. C'è una persona che non si fida, c'è una persona che magari ne ha prese tante di fregature, c'è una persona che non si fida di se stessa e quindi cerchiamo di far passare questo messaggio, che noi ci siamo, che noi ci crediamo, che ci siamo passate prima di loro, eccetera, eccetera. Quindi questi poi sono gli step che abbiamo suggerito per iniziare. È una cosa che secondo me va fatta, è molto 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 buona anche, no? Usare qualcosa di scritto per noi. Quindi la prima cosa che ho messo è metti nero su bianco il tuo punto A, cioè il tuo punto di partenza e di insoddisfazione. Il tuo punto B, dove vuoi arrivare, che cosa vuoi ottenere? Scrivi la tua trasformazione grazie a Juice Plus, quindi non solo la trasformazione fisica che tutti abbiamo avuto, ma anche quello che ti porta a stare qui, no? La gioia, conoscere un mondo nuovo, il supporto e tutte quelle cose che comunque vi suggerisce pensando a Juice Plus e pensando all'attività. Inizia a fare o a pensare post mirati da 1 a 3 post al giorno. L'intento di curiosire, incuriosire, raccontare, iniziare, farsi seguire dai tuoi contatti. Quindi dobbiamo cambiare un po' questo profilo, che come dico sempre io, deve diventare una sorta di profilo professionale, personalizzato. È ovvio che siamo in attività, dobbiamo rivestire un ruolo, no? È abbastanza pulito, no? Siamo noi, ma comunque la gente si deve fidare, si deve affidare, la gente ci studia. Ricordatevi che a oggi, quando fate domanda per qualsiasi tipo di lavoro, ok, il curriculum, ma la prima cosa che vanno a vedere è il vostro profilo Facebook. Ok? Quindi è quello che racconta, quello che postate, quello che fate, quello che non fate. Magari si possono fare un'idea politica e noi, vabbè, siamo apolitici, quindi non è quello. Una cosa importante che fino adesso magari abbiamo mandato un po' in sordina, ricomincia a farti vedere sulla bacheca delle tue amicizie, così loro vedranno anche la tua. Perché se ci fate caso, se voi andate a commentare un post di quell'amica Chiara sparita nel tempo, basta un ciao. Poi iniziate a vedere i suoi post e così succederà a lei. Quindi, se noi andiamo sulla lista contatti, siamo entrati in attività, tutti un ciao, sarà un compleanno, gli faccio un augurio, gli scrivo anche un messaggino come stai, senza, no, un chissà quale scopo secondo. La gente fa. Quindi ritornerà la tua bacheca in su, si tratta di aprire i loro profili e commentare i loro post. La gente fa post per essere visto e apprezzato, quindi anche un tuo like, un commento lo vedono sicuramente, perché nessuno di noi ha i post commentati da 3.000 persone che ti perdi i commenti, no?
Quindi questo lo rivedrà, gli farà piacere e quindi ritornerà sulla tua bacheca anche a darti quel buongiorno che magari dai tutte le mattine. Ti ricomincerà a vedere e a studiare, a vedere ma che cosa stanno facendo. Poi fai una lista, questo l'ho messo anche perché è ovvio che chi entra in attività o comunque anche noi che siamo abituati a lavorare con l'online, fare una lista delle persone che conosci da tanto tempo, che combattono con il peso, con l'energia, che ti vengono in mente, una persona interessata, che possa essere interessata a Juice Plus, mandale un messaggino. Ripeto, l'ho detto anche ieri sera, ho mangiato quella pizza che a me mi piace tanto e se io ti telefono e ti dico guarda, ho mangiato questa pizza in quel ristorante stupendo, non è vendere. E quindi guarda, ho iniziato a fare questo percorso, ho pensato a te, magari ti può interessare. Punto. Non è un disturbare se c'è un rapporto tra di noi. Poi tu sei libera di rispondere, non rispondere. Però intanto hai creato contatto. È quello che siamo qui, no? Per fare. Creare contatto. Poi sicuramente hai buttato l'amo e la ragazza inizia a seguirti, ragazza, ragazza, che sia. E così vale anche per l'attività. Inizia a costruire la tua pagina business, ok, collegata al profilo, noi qui siamo già tutte ben navigate, potendola rendere un po' più commerciale, pensa a chi vuoi che siano le tue clienti, questo può servirvi di nuovo per dare nome alla pagina, ma soprattutto per fare i tuoi post. Perché se io ho in mente bene chi voglio che siano le mie clienti, che nella maggior parte dei casi vogliono che siano come me, no? Quindi se io faccio i post, li faccio per me perché mi piacciono e attrarranno il target che voglio. Avere in mente un obiettivo preciso vi fa lavorare molto meglio, ragazze. Perché è ovvio che una persona come me di 36 anni non può andare a pensare a avere un target di 21-22 anni, che poi non lo escludo. Però è ovvio che i miei post sono mirati soprattutto a un pubblico di mamme. Ok? Sulla mia fascia di età, quindi faccio i post con la mia famiglia, ovviamente, eccetera, eccetera. Non è che ci pensi più di tanto perché racconti la tua storia, però per quanto riguarda i post mirati, è ovvio che avrò più scelta, no? Più idee, che invece, non so che fare. Ok, questo l'abbiamo scritto, l'attività è sistema il tuo profilo, da oggi è il tuo negozio la vetrina, l'immagine del profilo. Deve essere una foto solare, sorridente, rendi il tuo profilo pubblico, sistemalo oscurando ciò che non vuoi che gli altri vedano, non è che devi cancellare, metti solo io, solo i miei amici, in modo che chi non è tuo amico non può vedere. Però è ovvio che io devo lasciare aperto la possibilità di farmi inviare l'amicizia, perché sto qui per questo, ok? Sistema il tuo profilo, ciò che non vuoi rendilo caldo, accogliente e che esprima te stessa. Deve esprimere te stessa come sei oggi o anche come ti vuoi vedere, ma io devo sentire venendo sul profilo di Alessandra, di Rita, di Anna Maria, di Raffaella, di Marzia, di Bianca. Io devo vedere te, non devo vedere un'altra persona, soprattutto se già ti conoscevo da prima, ok? La cosa importante è ricorda che da oggi non sei una coach, sei qui per diventarlo, nessuno di noi lo è, nemmeno io sono una coach, ho fatto il corso adesso formarsi per formare, cioè coach è una cosa no pesante di più, cioè implica un impegno, un coinvolgimento, cioè oltre lo sforzo, perché comunque il coach deve capire con chi sta parlando, ogni persona è diversa, deve avere un approccio diverso con tutti, deve essere disponibile, deve essere flessibile, no? Poi ho mandato anche le 10 regole, non è uno psicoterapeuta, non è uno psichiatra, non è un dottore, il coach in pratica non fa niente, ma ti fa aprire, ti fa scoprire te stessa con le tue parole. Una cosa pazzesca. E quindi sì, diciamo coach, però c'è proprio un mondo là dietro, ok? Ricorda, da oggi non sei PMD, sei qui per esserlo, ok?
Fai post in base a questo e anche io da oggi a domani entro in attività. È ovvio che non posso dire chiedimi come, cioè il fatto anche di chiedimi come è. Tu entri oggi in attività o anche oggi quello che stai facendo, devi raccontarti. Perché ripeto, la gente su Facebook non sta a comprare, sta a sfogliare un libro. E se in mezzo al libro c'è sta un po' di pubblicità che gli può interessare, ok. Ma le pagine più importanti, i post dove avete più i like, quali sono? Quelli dove ci sei tu. Ok? Non 5-10 kg, perché 5-10 kg sono 2 anni ormai che li vedono. Si sono stancati. Ok? Punto importante, preparati un quaderno per questa attività. Un'agenda. Ok? Mi perdo perché è scritto piccolissimo. Prima pagina, parla di te, chi sono oggi e cosa vorrai essere. Cosa ti aspetti da questa attività e come intendi affrontare questa attività? Ogni volta che avrai un down, ritorna alla prima pagina. Ogni volta che avrai un down, rilavora su te stessa e è la prima pagina. Ok? Ma anche quando avrai un'app. Ritorna alla prima pagina. Segna ogni mese le tue clienti, i dati, il contatto Facebook, perché a volte è successo che c'è una rata insoluta, ma io questa non la conosco perché magari ti ha dato il nome della mamma. Invece, se io ho il quaderno, so dove andare a vedere. Ho anche una sorta di scadenziario, ok? Quindi so questa deve pagare 4 rate, sfoglio il quaderno. So quando sono finite e so quando scade. Questo è molto importante, ragazze. Per avere lo scadenziale delle rate è seguirle fin da subito. Magari ve ne dimenticate una, girate, oh, questa è un mese che non la sento. E è un modo anche per ricontattarla. Per non perdere di vista, segna anche tutti i contatti fatti nel mese e le chat aperte. Magari ne avete lasciate due nel gruppo e non avete finite, in quel modo le potete riprendere. Avere uno strumento così, secondo me, ti dà anche una visione di tutto quello che stai facendo. Noi sappiamo che per lavorare bene, come dice anche il nostro Jeff Roberti, parla con 3 persone al mondo per 1 anno, inizi l'attività per 2 anni, va bene, per 5 anni cambi vita e diventi milionario. Non so adesso chi è che mi sta chiamando. Segni anche tutti i contatti, questo ti darà già ordine e misura della tua attività. Immaginati tutti i giorni già nel tuo sogno, anche quando non hai voglia, sei giù, sei tu che crei la tua realtà, nessun altro. Pensa sempre di essere all'altezza, c'è solo da migliorare. Perché se io sono il primo a dire non sono capace, non ce la farò mai. Come quando abbiamo paura di andare in bicicletta, scusate, c'ho il telefonino qua sotto che non è nemmeno mio, tutto collegato qui in casa. E se io devo imparare ad andare in bicicletta e c'ho paura di cadere e non sarò mai in grado, uno non ci provo, due cado sicuro, tre non imparerò mai ad andare in bicicletta. Siamo fatte tutti della stessa sostanza, dei sogni, come dicevano, no? Tutti abbiamo infinite possibilità. Tutte abbiamo gli stessi strumenti qui. Tutte abbiamo un profilo Facebook, tutte abbiamo Messenger, tutte abbiamo il gruppo. Dove sta la differenza? Quello che vuoi, quello che fai, quello che desideri, quello che agogni, quello che sogni. Ecco dove sta la differenza. Non c'è la fortuna, ragazzi, cioè quando la fortuna non esiste, lo dovete capire, la fortuna non esiste, la fortuna si crea. Ok? Perché chi, se io ho i dati di una ragazza, non sono stata fortunata. Ok? Ho cercato di capirla, ho cercato di ascoltarla. E non mi sono tirata indietro all'umaca, anzi sono andata come un torello magari. Ok? Perché siamo donne, ma a voi vi piace uno che vi dà
smiele, 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 o uno che vi dice le cose in faccia, che è sicuro, che sa quello che vuole, sa quello di cui sta parlando? A me quelli che mi dicono sì, a me non mi piacciono. Non so a voi, quindi cioè, rapportatevi sempre all'altra persona. Mamma mia, potevo scrivere un po', no, vi vorrei far vedere com'è scritto, ma... ecco. Aspetta. Allora, poi dove siamo arrivati? Immagina tua realtà, questo è molto importante. Pensa sempre di essere all'altezza, c'è solo da migliorare. Io vi chiedo di comprarvi un libro di crescita personale. Non posso fare i corsi, non posso andare perché ho i bimbi, perché non posso muovermi di casa. Adesso avremo questi corsi online, non mancate, perché 50 euro per i corsi online di Marco non sono niente. Però ecco, un libro di crescita personale. Perché è lì che troverete le vostre risposte, veramente. Perché purtroppo noi non siamo abituati a questa cosa. Siamo abituati a lavorare, orari di lavoro, essere pagate per l'orario e basta. C'è una ragazza che oggi mi ha chiamato: Sara, non posso fare l'attività perché ricevendo i soldi sono rintracciabili. Lei prende la disoccupazione, no? Io ho detto, mi sta anche bene, ma sta cosa mi sembra proprio strana. Ma voglio dire, puoi vivere una vita perché prendo la disoccupazione e non lavori? Cioè, lasci i tuoi sogni, quello che hai visto, per prendere la disoccupazione. Questo perché? Perché ci limitano, ci delimitano e basta, ti bloccano. Perché tanto hai quei 100-200 euro mensili sicuri, almeno stai buona, non c'hai paura che li perdi, che non li perdi, non vai a cercare nemmeno un lavoro, perché chissà, ormai non c'è più, e quindi non dai fastidio a nessuno. È sempre una questione di scelta, assolutamente. Mangio Juice Plus tutti i giorni, conosci tutti i programmi, tutti i prodotti, piano piano. Se parliamo di uno stile di vita sano, quello che diceva Sabrina, giustamente anche, dobbiamo essere noi i primi a seguirlo. E non prendere il pacchetto magari perché stiamo seguendo la dieta, finiti 4 mesi, arrivederci e grazie. Le premium devono essere sempre con noi. Altrimenti è ovvio che ti perdi un po' la realtà e l'entusiasmo che è la salute che ti dà Juice Plus. E quindi non puoi non essere un portatore sano, no? Diventi come loro. Per una questione economica non posso iniziare. Per una questione economica non posso continuare. E quindi tutto discorso di testa. Ma allora c'hanno ragione che costa troppo. Anche quello conta tantissimo. Ricorda, ora sei guidata dall'entusiasmo, questo parlo, no? Dall'inizio, e sei piena di voglia di fare, sei qui per imparare. Le chat ti serviranno per imparare inizialmente, non per fare clienti. I clienti iniziali saranno chi conosci, chi ha fiducia in te. Sei qui per costruirti la tua storia su Facebook, i tuoi fan e i tuoi followers. Sei qui per crescere e realizzare la tua vita meravigliosa. O semplicemente per metterti in gioco. Tutti siamo partiti da zero. Quindi ovvio che è facile, ovvio che è semplice, ma devo crearmi il mio brand, devo crearmi la mia storia. E la tua storia non si crea con 2 post. La tua storia non si crea con 1 mese. Storia è vita. Il presupposto è che quando entro in attività lo faccio per la vita. E se tu vivi di questo, cioè tu ti entra questa cosa dentro, non puoi non avere risultati. Assolutamente. Se fosse un lavoro stipendiato da lavorare 8 ore su Juice Plus, secondo me avremo PMD a destra e a sinistra. È che non riusciamo a capirla questa cosa. Non riusciamo. Per fare una cosa per noi e dietro comunque ti rompono, ah ma che stai a fare, di qua e di là. Sto facendo una cosa per me, sto facendo.
Non è semplice, ma è possibile. Noi ci siamo a ricordartelo sempre. Questo spero che non manchi mai per me, a ricordarvelo sempre. Ricorda, la costanza è quello che premierà i tuoi sforzi. Costanza nel credere, costanza nel fare. Queste attività non sono solo i post. Questa attività riguarda la tua crescita personale. Stai creando il tuo negozio per la vita. Abbi sempre una visione a lungo termine. Inizia a ragionare da leader e da professionista ogni giorno di più. Siamo delle gavette qua, ok? E quindi da gavette ci proponiamo, non sappiamo quello che stiamo facendo, l'entusiasmo è tanto, la voglia di fare è tanta. Allora, un po' di questo entusiasmo canalizziamolo per noi, per crescere, per imparare, perché purtroppo, per fortuna, qui non c'è niente di pratico, no? Devo imparare un mestiere. Però c'è qualcosa che ti impara nella vita e nell'amore per se stessi. Quando riscopri te stessa, quando riesci a capire che sei capace di coinvolgere altre persone, di farti seguire, di far passare il tuo messaggio, questo non ha paragoni. Parlavo con una ragazza ieri sera che lavora, prende un ottimo stipendio, da quando ha iniziato Juice Plus non esiste altro. E si trova tra l'incudine e il martello. Perché la passione è tanta, la voglia è tanta, ma è ovvio che la realtà poi, no? C'è il lavoro, ci sono i figli, ci sono le cose da mantenere. Ma quando ti prende così non puoi farne niente. Lo so per esperienza, lo so per esperienza assoluta. Studiati gli script ai clienti, guarda il video dei tempi della chat, fatti aiutare dalla tua app, ok? Studiati come lavorare nei gruppi, cosa fare, studia i prodotti, perché oggi se io sono coach non posso chiedere quante zuppe sono, ok? Io sto proponendo Juice Plus e non so quante zuppe sono o quanto costano, non deve esistere questo. Devi andare sul sito, non te lo devo dire io, parlo io perché qua sono l'app di tutti, non te lo devo dire io quante sono le zuppe, anche se te l'ho sempre detto. Devi andare tu sul sito, sull'ufficio e informarti. Anche una scorsa alle etichette, quello che c'è e quello che non c'è. Io penso che sia giusto saperlo, no? Perché non sono un nutrizionista. Ma vuoi vedere, eh? Siete andate mai sul sito a vedere le caratteristiche, a guardare un po' le prime pagine Juice Plus? Quello aiuta tantissimo nella chat, anche per quanto riguarda il linguaggio. Più leggete, più sviluppate il linguaggio. Assolutamente. Non perché tu debba sapere tutto, infatti, dicevo. Ma com'è finito? Aspetta. Ma per conoscere, iniziare a interessarti a tutto. Inizia, solo così potrai avere dubbi e domande, segna tutto, i punti da chiarire con la tua app. La curiosità e la voglia di crescere non dovranno mai mancarti. Non è che è tanto lungo, sono un po', ho cercato di mettere i punti un po' più salienti, ma che comunque ci rispecchiano in tutto e per tutto. Sia che io inizio oggi, sia che ho già iniziato da un anno. Il vostro lavoro non si misura in base alla qualifica che avete, ricordatevelo sempre. Il vostro lavoro si misura in base a come siete cresciute e a come vi siete messe in gioco. Fate un piccolo, voi che siete adesso da attività da un po' di tempo, no? Riepilogo di quello che avete fatto da quando avete iniziato qua. Sicuramente avete fatto passi da gigante e non ve ne accorgete, no? Perché poi quello che diventa quotidiano non lo apprezziamo più, non lo apprezziamo. Però poter parlare, poter portare un messaggio buono, poter aiutare le persone, penso che questo valga tanto. Poter usare uno strumento e poter stare a casa con i figli, valga tanto. È che ovvio, noi abbiamo visto grandissime storie in poco tempo, grandissimi guadagni, e questo è anche, no, una colpa nostra. Però il network, come era anche prima di Facebook,
come ha detto anche Meucci, 6 anni per fare un CNM. E lui che avrebbe dovuto fare? Buttare all'aria tutto? È un'attività manageriale. Ho fatto un hangout un po' di tempo fa. Il tuo futuro dai 3 ai 5 anni. Ma perché ci pesa così tanto? Un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, anche fosse un anno. È ovvio che c'è un po' di confronto con gli altri, ma è naturale, però deve essere una sana competizione. Un dire se l'hanno fatto loro, lo faccio anch'io. Questo deve rimanere, questo deve passare. In Juice Plus ancora non è successo niente. Tra nemmeno un anno usciranno gli Omega 3. Un mercato da paura. Per chi sa le lingue, potete andare negli altri, no? Provare a fare i post, Francia, Spagna, Inghilterra. Tutto da casa. Potete veramente mostrare la parte migliore di voi. E qua, cioè, non te lo permette nessuno, non te lo permette. In nessun'altra attività succede questo, lo sapete. Lo sai tu, Alessandra, che no? Lavori in un'impresa di pulizie, oppure anche Rita, cioè va bene, il bar magari è un po' più diverso, però comunque c'è, no? Poi da far resoconto allo Stato, da far resoconto, stai lì per lo Stato, per pagare le tasse, per pagare tutti i debiti che ci hanno fatto, che ci hanno fatto fare. Anche Raffaella, visto che era impiegata, adesso ha lasciato. Veniamo tutti un po' da tutte queste storie di attività retribuite per quello che si fa, retribuite in base ai soldi, non in base alla persona. Perché negli ambienti di lavoro, purtroppo, anche se fai 1000, non fa niente. Hai sempre fatto poco o comunque non è servito a nulla. Se qui fai 1000, lo fai per te, lo fai per la tua famiglia e per i tuoi sogni. Il discorso che mi porta avanti è che la vita è una sola. Abbiamo scoperto questa cosa, difficile o facile che ci sia riuscita, non fa niente. Nella vita nulla è semplice. Le cose più saldate sono le cose migliori, come si dice, no? E quindi non è importante il tempo, l'importante è quello che vuoi, perché quello che vuoi arriva, arriva, prima o tardi arriva, se tu rimani, se tu sei costante. Pensate a una goccia che piano piano buca la roccia. E che è una goccia d'acqua? Niente! Ma se io un giorno ci butto 1 litro d'acqua e un mese non ci butto niente, è naturale che quel litro d'acqua sulla roccia non fa niente. Cioè, non sono stupidaggini. È la costanza che fa potenza, è la costanza che ti crea brand, è la costanza che ti crea professionalità, è la costanza che ti fa crescere. Questa amica nostra, non puoi pretendere di cambiare il mondo con un giorno. Roma non è costruita in una notte, sono frasi così, ma è vero, è assolutamente vero. Io vi dico solo che tutto ciò che vedete avete il potere di realizzare, perché se lo fanno tutti, lo farete anche voi, in un modo o nell'altro. Ok, perché anche se non vi cambia la vita, ma riuscite a tirare avanti con questa attività, un'attività che state a casa, perché anche se sono 500 euro, non c'avete la benzina. Se stanno male i bambini, non dovete mettere nessuno o buttarli a destra e a sinistra, ma quello non vale niente. Un lavoro stipendiato oggi, tanto, sono 800 euro. Ah, ecco. Aspettavo Alessandra, con la benzina, l'orario che state fuori, dovete magari mangiare fuori e quindi una spesa in più, vabbè, c'è la barretta,
Quindi sono queste le cose da fare. Guardate sempre il lato positivo. Il lato positivo è quello che ti cambia la giornata. Sei sempre tu, problema o soluzione? Mi dispiace essere ripetitiva, ma è questo che ci tengo. Datevi questo decalogo, veramente. Crediamo, cioè ci abbiamo avuto questa fortuna. Io prima di Juice Plus, prima di questa attività, avevo la mia attività, negozio, informatica. Lavoravo la mattina, portavo a scuola i bambini, il pomeriggio ci stava il marito mio, stavo a casa, cucinavo, stavo con i bambini, sabato e domenica pure in casa, una settimana al mare, televisione, quello si scannava, quell'altro si mangiava anche la pigna, scusate, si mangiava di tutto perché no, i politici non ti lasciano niente e quello che si sparava, quell'altro si suicidava. Scusate, il lavoro non c'è. Cioè, che messaggi ci mandano dalla mattina alla sera? Da quando ho iniziato Juice Plus, io non guardo più la televisione, nemmeno X Factor che mi piace tanto, me lo perdo sempre. L'unica cosa che mi dispiace è questa. Ok? Poi ti fanno striscia la notizia 10 minuti per fatte fa 4 risate, ma ci rendiamo conto di quello che ci sta dietro? Che burattinaio che c'è là dietro? È ovvio che mi sta bene, è come chi c'ha il peso, mi sta bene così, va bene, però guardi sempre quell'altro quando è ora di andare al mare, quando è ora che devi comprarti qualcosa, mannaggia la miseria. Da domani mi metto a dieta. Un giorno poi ciao. E questo è lo stesso discorso nostro. Però se siamo qui, l'abbiamo visto, l'abbiamo assaporato, vediamo che è facile, ne siamo capaci. Datevi questa opportunità. 90 giorni, un anno. Non guardate i risultati, non fa niente. Guardate quello là. Si va a scuola 8 anni, 8 anni, più l'università. Non è difficile, non è palloso, però si va perché ci vanno tutti. Anche il discorso della scuola, quel video che vi ho mandato, che negli anni è cambiato tantissimo, no? È cambiata. I cellulari, sono cambiate le macchine, sono cambiati gli elettrodomestici. La scuola è rimasta sempre quella. È un video che abbiamo fatto vedere. Noi stiamo istruendo i nostri bambini al futuro, che saranno il futuro, con i mezzi di 150 anni fa. Questo che significa? Cioè, presente come addestrare le masse? Uguale. E se è un bambino un po' particolare, se un bambino è, viene allontanato, viene etichettato. Invece magari quel bambino è il più creativo del mondo. Però non ti fanno sentire all'altezza. È questo no? Sto vedendo un attimo col mio bambino, adesso che non parla tanto ancora bene, e quindi è sempre un problema all'asilo. Ti fanno sentire proprio terzo mondo. E quindi è questo, ragazzi, cioè trovare questa cosa, crearti questo tuo mondo, che alla fine ognuno si crea il suo mondo di tranquillità, di serenità, di voglia di crescere, di voglia di credere in qualcosa di grande, nell'amore delle persone, nel lavorare in squadra, nell'aiutarsi, nel non essere sfruttate. Più fai e più guadagni qua. Non è niente. Cioè, molte volte ho chiesto, anche ultimamente mi sono chiesta, cioè io parlo con voi, no? Magari per darvi sempre il focus, per darvi sempre il credo, la vision. Ma ragazze, ma l'attività è la vostra, se lavorate guadagnate voi. Ma chi cazzo vi spinge a lavorare per guadagnare? Chi cazzo lo fa? Non lo fa nessuno. E non perché è ovvio che è la mia attività e più cresce, più cresco io. Ma allora vado a perdere tempo, tra virgolette, con le persone che vogliono.
come dico io, gli asini è inutile starli a spingere. Però guardate anche il fatto, questa cosa, c'hai un'attività dove puoi guadagnare milioni di milioni di milioni e ci deve essere sempre una a rompere le palle sopra. Se lo facciamo è perché è veramente assaporare questa cosa ti cambia la vita. E io l'avevo cambiata dal primo giorno che sono entrata in attività, dal primo giorno. Hanno chiesto ieri sera a questa ragazza, tu quando hai deciso di staccare? Appena ho firmato per entrare in attività. E ripeto, ovvio che i risultati mi hanno portato tanta autostima. Ma io vedevo solo quello. Per questo vi dico, se voi vi date questa opportunità a mille, ma ve lo posso garantire che i risultati ci sono. Ve lo posso garantire, perché comunque l'avete visto magari sulla vostra pelle. Che quando ci siete state a mille, tutto su. Quando poi ci sono problemi familiari, no? Eccetera, eccetera, è ovvio. Un po' di amor proprio, un po' di momenti down, va tutto giù, perché l'attività sono io, è ovvio. Sono qui poi per costruirmi qualcosa che a lungo termine non dipenderà più da me, ma un'attività tutti i giorni comune dipenderà solo da voi. Se vai a lavorare te pago, se non vai a lavorare non te pago. Ovvio? E quanta gente a oggi che conoscerete anche voi va a lavorare senza stipendio? Magari sono 3 mesi che non lo pagano, 4 o 5 mesi. Perché? Per la cosa che prenderò i soldi, che poi fallisce, hai lavorato 6 mesi a gratis, ci hai rimesso la benzina, ci hai rimesso l'amor proprio, perché lavorare e non portare a casa è dura. Lavora 6 mesi qui a zero, 6 mesi a zero. Con la cosa devo raccogliere tutto lo stipendio dei 6 mesi, lo farai. Io questo vi posso garantire, perché ne sono certa. Lo vedo da chi entra con focus, con... si vede, i risultati ci sono. Dipende solo da quello che vogliamo e basta. Allora dire mi piace, adoro questa attività, sì, ma se tu già in secondo specchio penso che non è adatto a me, Anna Maria, eh? Vediamoci sempre davanti a questo specchio. Pronte, belle, brave. Passa, passa. Se io vado a vedere alcuni profili, fate una prova. Andate a vedere alcuni profili che non conoscete. Perché vi passa un messaggio e da altri ve ne passa altri? Secondo voi? Perché ha studiato l'Accademia del Linguaggio Ipnotico? Ci può stare. Ma perché sprigiona energia, dà energia, perché crede di poter conquistare il mondo. E questo passa nella maniera più assoluta. Da domani, da stasera, iniziate a fare questo quaderno. Scrivete senza paura, perché il quaderno è il vostro, quindi non lo legge nessuno. Cazzo, io mi vedo così. Io mi vedo così. Osate. Io sono stata sempre, me lo ricordo a scuola, qualsiasi è, dal giudizio degli altri. Ok? Perché quella è più bella, quella è più brava, quell'altra di qua, quell'altra di sotto, quell'altra di sopra. Perché comunque io non mi vedevo a mio agio, non mi sentivo. Oggi io lo so come sono e mi accetto e mi amo e mi propongo per quello che sono. Posso piacerti, sono contenta, non ti piaccio, arrivederci e grazie. Non mi interessa. Ho la mia famiglia, basta. Ok? Cerco di passare questo messaggio. Ovviamente a chi gli piace sta con me, a chi non gli piace non sta con me. Però è un problema suo. È ovvio che io cerco di pormi nella maniera più tranquilla possibile,
essendo una persona che non porta rancore, sono molto aperta a tutti, molto aperta. Però questo lo devo grazie a Juice Plus, per questa mia crescita io devo ringraziare Juice Plus. Ed ecco perché vi dico, a parte il lato economico, pretendete sta cosa, nella vita vale tanto, vale veramente tanto. La stima che hai tu per te stessa. Perché puoi essere la più bella, puoi essere dentro una campana di cristallo, ma se dentro sei vuota, cioè no, vuota, non ti ami. No? Non trovi il perché? Non ce l'ho nemmeno io ancora il perché della vita mia, per carità. Stava sempre molto tumultuosa nelle cose, nel sapere, nel di me stessa, e sicuramente ho tanto ancora da fare. Però vivo meglio nelle scelte, nella vita. Non mi faccio condizionare. E è questo che devo ringraziare Juice Plus, e basta. Ho trovato una cosa che mi ha preso tanto, l'ho fatta, senza sentire che te sei messa a fare, non pulisci più casa, eccetera, eccetera, perché alla fine io casa la pulisco, domani è sporca uguale? Sì. Quindi se un giorno non la pulisco, non succede niente. Non deve essere una casa perfetta, anche perché disordinata come sono, non esiste. Quindi è questo. Teniamo veramente tanto all'apparenza, ma preoccupiamoci più di noi stesse. Assolutamente. Questo è un consiglio che mi sento sempre di dare perché a me mi ha cambiato veramente tanto. È ovvio che il discorso cade sempre su questa cosa e poi praticamente comunque non riesco a chiudere. Non queste chat così, non riesco ad essere incisiva, magari quelli conoscono già Juice Plus, però veramente se voi vi create il vostro brand, chi vi segue perderete clienti perché ne perdo tanti anch'io per via del prezzo, però quando passa il vostro messaggio quella ragazza poi sapete che sarà con voi, vi darà piena fiducia. Il suo grazie non avrà prezzo e poi magari entrerà anche in attività. È questo che stiamo facendo. Non fare 100 clienti, ne bastano 5, ne bastano 3, ne bastano 10, che ti fanno capire che ce la stai facendo, che passa il tuo messaggio, che quello che stai facendo veramente sei sulla strada giusta e poi partirà tutto piano piano. Ma devi prendere le misure anche con te stessa. E questo è il maggior problema, secondo me, che c'è oggi. Perché facciamo, poi non abbiamo i risultati, però magari non ci siamo messi tanto in gioco. Abbiamo fatto un copia e incolla di qualcun altro? Non devi fare il copia e incolla di nessuno. Devi essere te stessa, perché sei lì, starai nei panni migliori. Lì non ti sbagli, lì sei tu e non accetti compromessi. Al giorno d'oggi è questo, deve passare questo in chat e basta. Copia e incolla, ripeto, l'ho detto ieri, anche se vedete il video che ho fatto ieri. Presentatevi a queste ragazze. Volete mandare un vocale? Mandatelo. Presentatevi, perché lo fate, perché non lo fate. Vi raccontate, non vi raccontate, quello è una scelta vostra. Ascoltatele. Bene, ti faccio vedere il gruppo clienti, ti faccio vedere come siamo sorridenti, tutte le mie clienti, come vengono seguite. E poi ti racconto il mio programma. Costa troppo, è caro, devo chiedere a mio marito. Ci sta, l'ho fatto anch'io. Ma se tu poi parli tutto con entusiasmo quando parli di Juice Plus, ci pensano e gli rimani, perché la maggior parte delle persone oggi fanno il copia e incolla. Allora andiamo a un passaggio, a un livello superiore. Il mio consiglio di questa sera veramente: andate su Amazon, eBay, quello che vi pare, cercate un libro di crescita personale
e leggetelo, leggetelo tutto per voi. Potete iniziare da la presentazione in 45 secondi che vi dà già la visione di quello che andiamo a fare, non a vendere, non a cercare persone, ma a dare un messaggio. Il GoPro, l'hai letto tutto, Rita? Manca l'ultimo pezzo. Che mi ha mandato dei pezzi, no? Che possono rimanere, che vi possono piacere e quindi potete annotarli. Ma è anche per voi, perché magari abbiamo perso il piacere della lettura. Da quando non andiamo più a scuola non abbiamo più toccato un libro, se non quelli dei figli, con odio estremo, almeno da parte mia. Ecco, poi Rita lo sa, l'altro giorno sopra. Quella studiava, quell'altro piangeva, io te a posto, dico. E quindi prendete il piacere veramente, qualcosa per voi, qualcosa che vi piace e che vi può dare un altro punto di vista, perché a un certo punto quando ci fissiamo poi è dura lasciarci andare, eh? Assolutamente dura. Un'altra cosa che abbiamo imparato in questo corso è vivere un'esperienza da vari punti di vista. Ci ha fatto fare un esercizio. Di raccontare un'esperienza che ci ha cambiato, no? Un'esperienza forte nella nostra vita. Ce l'ha fatta raccontare a parole nostre, poi ci ha fatto immaginare che qualcuno guardasse quell'esperienza da fuori e ce l'ha fatta raccontare. Ci ha fatto dedurre che cosa abbiamo imparato da questa esperienza e che cosa possiamo migliorare, che cosa abbiamo concluso e ci servirà nella vita. E capisci che è molto diverso i punti di vista, quello che hai passato tu e da fuori. È sempre un tuo pensiero, però è diverso. Ok, quindi anche questo è molto, molto, molto buono da fare, eh? Raccontare la vostra esperienza oggi di Juice Plus, vederla al di fuori e trarne le conclusioni. Questo vi darà un po'. Vi fa rendere conto di come siete critiche nei vostri confronti anche troppo, di come ancora diamo tanto peso all'opinione altrui. È stata una bella esperienza, devo dire. Ok? Sono dilungata anche oggi, vabbè, però abbiamo letto questa cosa che adesso passerò nel gruppo, la stampate e vi chiedo di farlo veramente. È un quaderno. Mi sono ritrovata io a scrivere, non sapevo nemmeno più scrivere a forza di chattare. Aiutatemi. E anche quello è bello perché mi piaceva così tanto scrivere quando andavo a scuola. Vabbè che so più per la matematica, però. È tutto ritrovare, è tutto bello, è riscoprire se stesse è la cosa più bella. Quindi niente, tiriamo le somme, andiamo avanti, ricominciamo, ripartiamo da zero tutti insieme. Trovate questo file, stampatelo, giratelo a tutte le vostre ragazze. Avrei tanto piacere dei vostri feedback. Così magari, no? Come loro mi hanno detto, guarda, possiamo aggiungere questo, possiamo aggiungere altro. Spero di aver tirato giù qualcosa da dare, magari proprio da leggere, alle ragazze che entrano in attività. Perché le ragazze che entrano in attività tante volte non sanno come muoversi, no? Però se è la prima cosa, io parto da me stessa, può essere di grande aiuto. Soprattutto a non fermarsi al primo ostacolo. Quindi niente, vi saluto, mi vado a preparare. Stasera c'è un invito a cena. Siamo due amichette, vediamo. Hanno bisogno di una parola di conforto, pure io ogni tanto, non mi fa male. Quindi grazie, non so, questa ragazza ha seguito Monica, ma non l'ho vista. Penso che sia Monica Luca. Cecchini, ah sì.
Eccoti. Vedo davanti e non vedo dietro. Mostratevi, ragazze. Ciao. Ah, ti avevo visto prima. Aspetta che vi apro i microfoni. Ok. Questo sono da pagare. Ci siamo viste mai in Hangout io e te, Monica? No, io sempre seguito, ma non mi sono mai fatta vedere. Inizio a farti vedere. È così che si inizia. Ho problemi a farmi fare le foto nel profilo. Lo so, guarda, cioè, ripeto, anche io quando oggi ho fatto vedere quella foto, poi ce n'ho un'altra, io non c'ho una foto di prima. Adesso il telefono mio c'ho solo selfie. Per cercare la foto dei figli, non si corre giù, non si sa dove stanno i figli. E non è vanità, non è egoismo, cazzo. Va bene? È amore per se stessi, come erano i bambini che li riempi le foto, qualsiasi cosa fanno, te riempi le foto anche tu. Inizia a usare, well, you come perfect, retrica, chi più ne ha più ne metta, con dei filtri molto carini. Magari inizialmente te vuoi fare le foto con i bambini perché non ti senti a tuo agio, piano piano lo faranno. È un grande, grande riscatto, veramente. Che è una bimba piccola, un bimbo piccolo? La bimba è un po' romantica. Ah, mamma mia, vedo una culla, mamma mia, che io ce l'ho la culla ancora. Aiuto, mi sto un po' pazzo. Oddio, che bella! Quanto tempo ha? Guardala! Mesi. Sento tanto po', ma male. 8 mesi. 8 mesi, ma adesso sti bambini sono giganti, veramente. Che bacio. Sì, perché quella di Anna Maria, cioè, eccola, gli stampa i gradini dietro, è enorme. È stupenda. Il mio sta strillando di là, non so se lo sentite. Ti saluto. Spero di non essere stata noiosa. No, Ok? mai. Un bacio. Grazie dell'attenzione. Ciao, ciao, Signorine, ciao. ciao.